Una buona serata dal Tanta Notizie di Imperia TV ed Andrea Pomati. Per la seconda volta di fila i curatori fallimentari della Porto di Imperia Spa hanno respinto al mittente la proposta di acquisto del porto formulata dalla società comunale Go Imperia e lo hanno fatto il 5 maggio scorso, ma nessuno ha detto nulla, in particolare nel servizio che apre l'edizione di oggi. Anche il secondo tentativo di acquisto del porto turistico di Imperia da parte della società comunale Go Imperia è finito male. I curatori fallimentari della Porto Spa lo hanno infatti respinto a pie pari, esattamente come accaduto la volta precedente. La lettera inviata dai curatori della Go è del 5 maggio scorso, ma nessuno ha detto nulla in merito. Ma si sa, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. E la lettera dei curatori è stata depositata dagli stessi al Tribunale di Imperia e alla Corte di Appello di Genova nell'ambito di un altro procedimento relativo al bacino imperiese. Si apprende così che per la seconda volta di fila i curatori Stefano Ambrosini e Filiberto Ferrari Loranzi hanno respinto la proposta di Go Imperia per un acquisto rateale del porto, sollevando una serie di contestazioni alla società comunale, a cominciare dalla scadenza di validità della proposta fissata al 30 giugno anziché al 31 dicembre e proseguendo con la richiesta di compensazione delle spese sostenute da Go Imperia per interventi nel bacino che secondo i curatori è contraria a quanto pattuito col contratto di affitto di azienda. Respinta anche la proposta di rateazione, così come la sottoposizione del contratto di acquisto alla condizione della mancata proroga da parte del Comune della concessione rilasciata alla Porto Spa o al rilascio, sempre da parte del Comune, di una concessione pluridecennale alla Go Imperia, visto che tali atti sono a discrezione del Comune, che è anche socio unico di Go Imperia. Infine, ancora una volta, i curatori fallimentari fanno rilevare come la proposta non sia stata sottoscritta dal sindaco e intimano a Go Imperia di formulare una proposta che rispetti i termini del contratto di affitto. E c'è anche la notizia di un nuovo pignoramento questa mattina nella sede della tesoreria del Comune di Imperia da parte dello studio legale Sciortino che rappresenta gli interessi degli ex lavoratori della Tradeco per conto della UIL. Legali, ufficiale giudiziario che il mese scorso avevano compiuto un primo pignoramento di oltre 200.000 euro a favore di 35 lavoratori, questa mattina ne hanno pignorati altri 178.000 in favore di ulteriori 18 lavoratori. Ascoltiamo quanto ha dichiarato l'avvocato Salvatore Sciortino. La Cassa di Risparmio ci ha consegnato gli assegni che si riferivano alla seconda tranche del pignoramento nei confronti del Comune di Imperia, quindi che attengono a competenze dei lavoratori ex Tradeco e quindi ora dovremmo essere a posto. Il giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione fisserà l'udienza di comparizione parte e dopodiché assegnerà le somme. Tempi. Ma i tempi saranno brevi, già la prima udienza dei precedenti pignoramenti già è stata fissata al 4 luglio, quindi questa sarà anche entro il mese di luglio. I lavoratori devono riscuotere, quindi. Soddisfatto? Molto. Anche se il Comune di Imperia poteva evitare, provocando un danno non indifferente alle casse comunali, di pagare già un anno e mezzo fa e di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti della Tradeco. Quindi, in questo modo non ha fatto altro che aumentare le spese legali che saranno a carico del Comune. E quindi di tutti i cittadini di Imperia. L'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai ha incontrato a Roma il ministro Martina per affrontare i problemi legati al mancato funzionamento del sistema telematico delle domande per il PSR. C'è qualche nota positiva, ha detto Mai, ma i problemi restano. Vediamo. Il governo ha preso atto che AGEA, l'Agenzia Governativa per il Disbrigo delle Pratiche Relative al PSR, non funziona, ma il piano di ristrutturazione illustrato dal ministro Martina è del tutto insoddisfacente. Non esiste un cronoprogramma per la messa in opera del nuovo sistema, né una proposta per superare le attuali criticità al sistema informatico. Pertanto dovremo continuare a procedere con le istruttorie delle domande dei bandi PSR in cartaceo. Lo dichiara l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, che ha partecipato all'incontro con il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, durante il quale è stata affrontata la situazione di AGEA, l'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, e del SIA, il Sistema Informatico Agricolo Nazionale.
Nonostante il Piano Nazionale Agricoltura prevedesse l'entrata a pieno regime del SIAM entro dicembre 2015, continua l'assessore Mai, il sistema continua a essere parzialmente bloccato. Dopo l'incontro con il ministro, l'assessore Mai, con i propri tecnici, ha avuto un incontro direttamente in AGEA per un confronto su alcuni dei principali problemi che rallentano il PSR. L'unica nota positiva, ha concluso l'assessore Mai, è che entro luglio saranno finalmente liquidate le domande relative alle misure di superficie presentate nel 2015 ed entro settembre quelle del 2016. La cronaca, una storia di violenza in famiglia, si è conclusa in tragedia ieri sera a Genova, ma questa volta a finire ucciso a coltellate è stato l'uomo. Una brasiliana di 39 anni al culmine dell'ennesima lite col marito, un italiano di 35 anni, ha ucciso quest'ultimo colpendolo con 3 coltellate. La donna all'arrivo dei soccorsi della polizia ha minacciato di uccidersi, ma alla fine i poliziotti l'hanno convinta a desistere, l'hanno portata in commissariato e interrogata. Stando ai primi accertamenti, ma la vicenda è chiaramente ancora aperta, non si esclude che la donna possa aver agito per legittima difesa. Il marito infatti aveva a suo carico già 2 procedimenti per violenza nei confronti della moglie. L'episodio si è verificato in via dei Pellegrini al Campasso fra Certosa e San Pier d'Arena. Il presidente della regione Giovanni Toti ha lanciato ufficialmente la campagna estiva La Mia Liguria. L'idea di Toti è quella di promuovere il territorio ligure attraverso la formula del red carpet per dare il segno dell'accoglienza ai turisti su un tappeto rosso e molti comuni hanno già aderito. Sentiamo. Oggi parliamo della Mia Liguria, parliamo della Mia Liguria Estate, la campagna promozionale che lanciamo oggi e che seguirà tutta la stagione turistica della Liguria, che è una campagna fisicamente incentrata su questo simbolo, il red carpet, che è un simbolo a nostro modo di vedere importante perché collega le bellezze della Liguria l'una con l'altra, collega luoghi diversi della Liguria l'una con l'altra, dà il significato e la sensazione al turista e l'aspettativa di essere accolto in Liguria su un tappeto rosso, ovvero con tutta la cura e l'attenzione che merita chi viene da noi a portare dei soldi. Nasce dal successo dell'iniziativa che abbiamo fatto nel Tiguglio, già oltre 20, forse 25 comuni ci hanno chiesto, tra i più bei borghi sia dell'entroterra sia della nostra, del nostro lungo costa, ci hanno chiesto di poter partecipare a questa campagna promozionale che poi, come tutte le campagne della Mia Liguria, si dipanerà sui social, sulle televisioni, sulle radio e accompagnerà una stagione estiva che io credo sia molto importante. Chi ritiene che il tappeto rosso sia una cosa effimera in un momento di difficoltà, io sostengo esattamente il contrario. Intorno a questo tappeto rosso noi stiamo cercando di costruire nuova occupazione, nuove professionalità, si inserisce in un'attenzione verso il settore turistico che è fatta anche di nuova formazione professionale con le 2 accademie per l'alta formazione per le crociere che abbiamo creato ad Arenzano e a Lavagna, si inserisce in una serie di misure coordinate che stanno dando i loro frutti. I dati sono abbastanza incontrovertibili. Nelle settimane in cui questo red carpet è stato su tutte le televisioni e tutti i giornali d'Italia ed Europa, nel Tiguglio abbiamo segnato oltre un 6% d'aumento delle presenze rispetto allo scorso anno. Certamente non tutto sarà legato a questo, ma qualcosa è legato anche a questo, è stato il grande lavoro fatto durante l'inverno con questo marchio della Mia Liguria. Quindi il significato di un red carpet è un red carpet per i turisti che arrivano, ma anche un red carpet per tanti liguri che vogliono un posto di lavoro e che cerchiamo di costruirli con un'offerta turistica più adeguata alle nostre possibilità e alle nostre bellezze. Questa è l'essenza del red carpet. Spiace che qualcuno continui a fare polemica su iniziative di promozione del territorio, non è nostra volontà farlo, così come invece è nostra volontà aiutare tutte le città che ce lo chiedono. Abbiamo aiutato Savona con il Fondo Strategico Regionale, sta partendo il progetto di riqualificazione dell'intero waterfront di Levante di quella città, compreso Gioiello di Villa Zanelli. Gli anni prossimi, se Genova, Spezia, come ho già detto, avranno progetti a disposizione, se ci fosse da chiedere la mia idea, io avrei stanziato soldi sia per la Galleria Europa sia per questa passeggiata di Nervi, ad esempio. L'anno prossimo saranno dedicati ovviamente alle altre principali città della nostra regione.
che i comuni presentino progetti e collaborino con noi a costruire, come hanno fatto i 20 che ci hanno chiesto già e oltre il red carpet, a costruire un'offerta turistica che non vuol dire solamente vendere bene il nostro territorio, vuol dire creare molta ricchezza, molti posti di lavoro, molto fatturato in più per i nostri commercianti, artigiani e albergatori, molti posti di lavoro in più che essi stessi potranno dare a tanti giovani che magari lavorano qua anziché andare all'estero. Tutto legato a un semplice tappeto rosso, che ovviamente non ne sarà l'unico artefice, ma è un simbolo di quello che vogliamo fare e di quello che vogliamo cambiare. L'operazione del red carpet è primo, diciamo così, il padre e la madre di tutti i red carpet della Liguria, con il successo che ha avuto, ha trascinato la curiosità e l'interesse di tantissimi altri borghi e cittadine verso questo particolare aspetto di promozione del nostro territorio. Sono tantissimi i borghi, per la parte riguardante i borghi, che hanno già aderito, anzi sono più di quelli che ci aspettassimo, e poi abbiamo, oltre che i passaggi e i red carpet singoli nei singoli borghi, abbiamo anche uno per provincia, un red carpet perché unirà due località che simbolicamente uniranno nel loro contesto tutta la Liguria dei red carpet. Quindi la promozione della nostra Liguria quest'anno avrà questa particolarità che pensiamo possa far sì che curiosi e turisti, oltre che naturalmente ad andare sul red carpet per camminarci sopra, vengano per vedere la nostra Liguria nelle passeggiate più belle che proponiamo proprio attraverso i red carpet. Vandali in azione nella notte davanti all'ex stazione ferroviaria di Cervo. I teppisti si sono scatenati contro panchine e fioriere dell'arredo pubblico e dei commercianti della zona. I danni ammontano a centinaia di euro. L'amministrazione comunale ha annunciato di voler presentare una denuncia contro ignoti. E passiamo a Sanremo, dove il consigliere di opposizione Antonio Fera è intervenuto in merito alla raccolta dei rifiuti e ai problemi connessi con la differenziata. Fera in merito ha anche inviato una lettera al sindaco. Vediamo. Sul caso spazzatura, che continua a tenere banco a Sanremo, lei si è sentito in dovere di intervenire perché c'è caos, è così? È un dovere che ho sotto doppia veste, una in qualità di consigliere comunale e l'altra come cittadino. Diciamo che quello che ho scritto, quello che ho detto è più frutto del cittadino che del consigliere comunale di minoranza, perché la mia non voleva essere una lettera indirizzata al sindaco politica, cioè di contestazione, bensì la dimostrazione mia e di una larga fetta dei cittadini di questa raccolta rifiuti che sinceramente lascia molto a desiderare. Un sistema che ancora non funziona. Ma non funziona per molteplici motivi. Sicuramente, come affermano loro, come è vero, ci sono tantissimi cittadini che non ottemperano a quanto sono le regole, cioè di differenziare, ora non dico al 100%, però comunque insomma di dare il proprio contributo, quantomeno il proprio impegno, e questo è un dato di fatto. Ma se a questo noi aggiungiamo l'inefficienza di Amaia Energie, l'incapacità di Amaia Energia, ecco che otteniamo il risultato di oggi, cioè la città sporca, indecorosa. Tra l'altro fa anche molto caldo e questo non aiuta. Beh, insomma, io penso che il sindaco, così come gli assessori, la giunta, ma ogni cittadino può ormai guardare sui social che l'evento di oggi ormai abbiamo solo e esclusivamente fotografie di spazzatura sparsa per ogni angolo della città. Siamo arrivati al punto che è stata veramente, a me ha fatto male come cittadino di Sanremo, vedere l'ASL in città a controllare. Ora io tutto potevo immaginare a Sanremo, tutto, ma che doveva venire l'ASL, no, perché noi siamo una città con un nome portato in tutto il mondo che ci è stato lasciato dai nostri vecchi, e noi non possiamo permetterci di fare venire l'ASL a controllare che non vi siano o che non nascono delle malattie. Il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano ha ritirato oggi le deleghe all'assessore Pio Guido Felici. Ioculano ha sottolineato che dispiace sempre constatare come la vita conduca a percorsi diversi che non hanno consentito di trovare una prosecuzione dell'agire amministrativo condiviso. Le deleghe dell'assessore Felici non verranno assegnate ad altri, ma saranno assunte direttamente dal primo cittadino. Una breve pausa, poi altri servizi, fra poco. We'll be right back.
E riprendiamo con la notizia della chiesa collegiata di San Giovanni Battista di Imperio Negna che domani, giorno della festa del Santo, potrà fregiarsi del titolo di basilica. Dopo un iter durato anni, infatti, il Vaticano ha concesso l'importante riconoscimento. Ce ne occupiamo di un servizio. Domani, proprio nel giorno dedicato a San Giovanni e nel 70° anniversario della proclamazione della Basilicata di San Maurizio, che è anche concattedrale, Imperia avrà una seconda basilica, quella onegliese, che fino ad ora poteva fregiarsi solo del titolo di collegiata. Un evento storico straordinario, in quanto in tutto il mondo si fregiano del titolo di basilica minore poco più di 1600 chiese, di cui oltre 500 in Italia, e ancor più rari sono i casi di città che possano vantare di avere sul loro territorio ben due basiliche. La chiesa di San Giovanni di Onelia, retta da Monsignor Mario Ruffino, ha dovuto sottostare a un iter durato alcuni anni e dimostrare la sua fervente attività parrocchiale, oltre all'importanza delle testimonianze religiose, storiche e culturali in esse custodite. L'iter era stato avviato dal vescovo Mario Oliveri ed è stato portato a termine dal vescovo Guglielmo Borghetti, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Vaticano. Nella messa solenne di domani mattina alle 11 sarà letta la bolla papale che sancisce il conferimento del titolo. Da domani nella diocesi di Albenga Imperia ci saranno quindi tre basiliche, due a Imperia e una a Pietraligure. E domani dalle 9 alle 11 al mercato settimanale di Imperio Negna si terrà un'iniziativa dello SPI CGIL e il sindacato pensionati. Esponenti del sindacato in calzamaglie e mascherina da ladri effettueranno un volantinaggio per richiamare l'attenzione, soprattutto degli anziani, contro truffe e raggiri. L'iniziativa non a caso si chiama Io non ci casco. Restiamo sempre a Imperia perché sempre domani e sempre ad Onelia in particolare ci sarà la giornata clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni. Le celebrazioni religiose inizieranno fin dal mattino, mentre alla sera sono in programma i fuochi artificiali e ne parliamo in un altro servizio. Messa al mattino, processione al pomeriggio e fuochi d'artificio la sera. Sarà una giornata molto intensa quella di sabato 24 giugno ad Imperia. È il giorno della festa di San Giovanni a Onelia, per il quale come ogni anno sono attese migliaia di persone. Le funzioni religiose avranno inizio alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, con la messa pontificale officiata dal vescovo diocesano Monsignor Guglielmo Borghetti, mentre alle 17.30 saranno recitati i vespri. Alle 18 è prevista la partenza della tradizionale processione dalla chiesa, che si snoderà lungo le vie del centro storico onegliese, per poi tornare nella neonominata basilica. Parteciperà il clero del vicariato con le confraternite che portano statue e crocifissi. Alle 19, come ogni sera, è prevista l'apertura degli stand del Comitato San Giovanni sul piazzale Padre Crispina alla spianata Borgo Peri. Intorno alle 23, gran finale con lo spettacolo pirotecnico che chiuderà i festeggiamenti per il patrono, anche se Ineia 2017 proseguirà fino a lunedì. Innovazione sostenibile per la sicurezza stradale, questo è il tema di un convegno che si è svolto oggi nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo a cura dell'Associazione Culturale Leonardo da Vinci. L'obiettivo è quello di proporre nuove opportunità di cooperazioni fra le amministrazioni pubbliche e il mondo delle imprese. Vediamo. La finalità di questo convegno? La Smart City è un convegno che ha come obiettivo quello di parlare ad amministratori e ingegneri, quindi addetti al lavoro, sulle Smart City, quindi sulla sicurezza sostenibile per i cittadini. Che cosa significa? Significa spiegare attraverso due partner importanti che sono ORIC e Safety 21, che ci raccontano la loro esperienza nelle grandi città su come la sicurezza nelle città dovrebbe funzionare attraverso lo strumento del project financing. Questo è un incontro aperto a professionisti. Esatto, a professionisti, ingegneri, infatti accreditato all'ordine, ed è rivolto soprattutto ai nostri amministratori per portare degli esempi su come la sicurezza nelle città dovrebbe funzionare. Vogliamo commentare il titolo del convegno? Ma il titolo è Città Intelligente, quindi significa città per i cittadini, una città di pedoni intelligenti, di sicurezza automobilistica, quindi tutto a favore e nel benessere del cittadino. Questa non è la prima volta che vi affacciate a tematiche così importanti. Questo vuole essere la continuazione di un convegno che è stato organizzato a maggio proprio sul partenariato pubblico e privato, perché crediamo che il futuro delle città, quindi delle amministrazioni, non può prescindere dalla collaborazione con i privati.
evento benefico musicale sabato sera sul Piazzale Vesco a Sanremo. Si tratta di un palco per Amatrice presentato a Palazzo Bellevue. Sarà l'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal maestro Umberto Iervolino a dare inizio alla serata. Vediamo. Signor Sindaco, questo è un concerto fortemente voluto da lei. Sì, è un concerto fortemente voluto dalla città di Sanremo, anche perché si era preso un impegno con il sindaco di Amatrice durante il festival e abbiamo voluto mantenere questo impegno che per sabato 24 e fare organizzare questo concerto con degli artisti di altissimo livello che vengono qua gratuitamente, saranno sul palco proprio di fronte alla capitaneria del porto, sul Porto Vecchio, e aspettiamo tantissima gente. Quella sera avremo la possibilità di passare una bellissima serata e allo stesso tempo di fare con un gesto di solidarietà dare la nostra vicinanza a tutte quelle famiglie più sfortunate di noi in questo momento. Come cambia la viabilità in vista di questo concerto? Parte con un divieto di sosta nella giornata dalle ore 16 su via Nino Bixio, da via Gioberti fino al termine della via e nella zona interessata al concerto, quindi il Trento Trieste, e poi per attuare il divieto di transito dalle ore 20 sulle vie che abbiamo indicato prima, in modo tale da permettere sia l'afflusso che il deflusso e la sicurezza della zona interessata al concerto. Prevista insomma la presenza di tante persone? Sì, prevista una presenza importante di persone, abbiamo contemperato le due esigenze che sono la security e la safety, come sono gli ultimi provvedimenti che sono stati emanati in sede centrale, quindi l'obiettivo è che si svolga tutto nelle condizioni migliori. Un concerto in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, è così? Sì, è un concerto importante perché ovviamente ha un forte valore simbolico, perché vicinanza anche a queste popolazioni colpite dal terremoto, ovviamente non potevamo mancare. Quando siamo stati chiamati abbiamo risposto ben volentieri, perché l'orchestra è un punto di riferimento culturale e anche non soltanto culturale, anche sociale per la città di Sanremo. L'orchestra ovviamente sarà parte di questo concerto, accompagnerà gli artisti che si passeranno durante la serata sul palco in Piazzale Vesco. Noi saremo con una formazione di 14 elementi circa, che sarà necessaria appunto per lo svolgimento. I brani sono stati arrangiati dal maestro Umberto Iervolino, che ha fatto più volte, è stato direttore del festival ed è uno dei più importanti arrangiatori italiani. E adesso Riviera e venti, poi le notizie dell'autostrada dei fiori, quindi il quadro meteo fra poco. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona, confine di Stato. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia, dal 19 al 25 giugno. Tra Imperia Ovest e Imperia Est, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta per adeguamento impianto di illuminazione, Gallerie Oliveto e Castelvecchio, dal 19 al 25 giugno. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia, dal 19 al 25 giugno. Tra Imperia Est e Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso su carreggiata opposta per adeguamento impianto illuminazione, Gallerie Oliveto e Castelvecchio, dal 19 al 25 giugno.
Ed ecco il quadro meteo elaborato da ARPAL Meteo Liguria. Domani sabato 24 giugno, nuvolosità bassa a tratti consistente, localmente associata a deboli piovaschi, in particolare su centro ponente, dove non si escludono anche locali rovesci di moderati in serata. Schiarite ampie sulla costa del Levante e dell'Imperiese. Nelle ore pomeridiane sviluppo di addensamenti cumuliformi sui rilievi, piovigini nelle zone interne. Umidità su valori alti, venti meridionali, deboli al mattino, moderati al pomeriggio, con raffiche forti sul centro. Entro fra 50 e 60 km orari. Mare al mattino mosso a ponente, localmente mosso per onda da sud-ovest su Tiguglio, in calo a poco mosso, localmente mosso in serata sul centro. Dopo domani, domenica 25 giugno, cielo in prevalenza molto nuvoloso con rovesci sparsi in estensione da centro ponente a levante nel corso della giornata, schiarite ampie sull'Imperiese, condizioni di instabilità sulle zone alpine con rovescio temporali più moderati, umidità su valori alti, venti fra deboli e moderati da sud-est in circolazione ciclonica, mare mosso per onda da sud, da sud-ovest su riviera di levante. Ed è davvero tutto per questa edizione, grazie a tutti voi per il vostro cortese ascolto, da Andrea Pomati, auguro di trascorrere una buona serata, arrivederci.